entusiasti, però non capisco, cioè, mi fa piacere. Effettivamente il tema del pesce rosso è il punto fondamentale di questa, però mi fa piacere che almeno siete contenti, siete di buon umore. Oggi ho incontrato il grandissimo presidente Lula a pranzo e mi ha detto una cosa, ha fatto molto riflettere. Parlare con Lula è stato molto bello. Mi ha detto: ricordati perché fai politica per difendere i più poveri, per combattere le ingiustizie. Ha detto delle cose molto molto belle e affascinanti. Poi mi ha detto: non ho mai visto l'Europa così giù di morale, non ho mai visto gli europei così a testa bassa, non ho mai visto così, avete bisogno anche di riprendere un po' di energia, di sano ottimismo e gioia di vivere. Buongiorno, è cominciata così la conferenza stampa del Premier Matteo Renzi ieri con una risata su quel pesce rosso, poi in realtà è stata una lunghissima conferenza stampa dove tra l'altro l'ironia è rimasta di sottofondo, ironia che ritroviamo anche oggi in alcuni commenti, un teleimbonitore, sembrava una televendita, troppa leggerezza, insomma in parte questo, però oggi noi naturalmente entriamo nel merito di quanto annunciato dal Premier, anche qui andremo a vedere perché naturalmente per ora si parla di annunci, non ci sono atti concreti, diciamo così, vidimati, certificati anche da un Consiglio dei Ministri. Bisognerà inevitabilmente fare un passaggio fondamentale che è quello europeo, nello specifico quello con la Germania e con Angela Merkel, però insomma, molte cose sono state dette, soprattutto quella che riguarda quei soldi in più, quegli 80 euro in più che entreranno nelle tasche degli italiani. E come per incanto, però, dopo quella conferenza stampa molto molto lunga, anche quel derby iniziato prima di quegli annunci tra, per esempio, i sindacati e Matteo Renzi, oggi, anche da quello che leggiamo sui giornali, sembra così come per magia. Poi lo verificheremo. Buongiorno a Raffaele Bonanni, buongiorno, segretario generale della CISL, come per magia svanito nel nulla. Allora, do intanto il buongiorno anche agli altri ospiti: Pierpaolo Baretta, sottosegretario al Ministero dell'Economia, buongiorno, già sottosegretario nel governo Letta, questo possiamo ricordarlo. Buongiorno Aurelio La Regina, vicepresidente di Confindustria, buongiorno. E accanto a me Alessandro Cattaneo, presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, vicepresidente e sindaco di Pavia, perché sì, ho fatto un pezzettino di presidente tra Del Rio e Fassino, poi dopo Del Rio hanno deciso di dare spazio ai giovani, giustamente, come Piero Fassino, non sto scherzando. Comunque, siccome senza nulla togliere è giovane, lo abbiamo messo sullo sgabello. Sto scherzando, ma visto che adesso va un po' di moda questo atteggiamento dissacrante, visto che sono sindaco me lo permetto, sì, poi oramai ho un buon rapporto sia con Gazziano Del Rio che con Piero Fassino. Oramai se non si è sindaco non si è più nulla. Bonanni, allora cominciamo dall'opinione dei sindacati, del suo sindacato ma anche della Camusso. Oggi insomma sostanzialmente abbiamo letto: beh, Renzi ha fatto quello che noi volevamo, se va avanti così possiamo anche non parlarci perché fa le cose che il sindacato chiede. Sì, e le fa, e le ha fatte, almeno per ora le ha annunciate, poi sicuramente da maggio vedremo. È chiaro che per fare campagna elettorale probabilmente non poteva dirci di no per questo, essere molto realisti, perché significava negare alla gente una restituzione di tasse che noi chiediamo oramai da anni e anni. La battaglia sindacale, o la battaglia della mia organizzazione, da anni è centrata su questo, sull'idea che le persone non hanno più niente da spendere, e questo mette le persone, le famiglie in grave difficoltà, ma la difficoltà è proprio per l'economia, perché noi siamo un paese manufatturiero, se non si vende almeno nel mercato interno, le nostre industrie fanno fatica ad andare avanti e i disoccupati sono la risultante di questa politica. E quindi io sono contento su questo, quindi ha pagato, è stato costretto a fare ciò che abbiamo detto, lui che ha ambizione appunto di apparire di un bravo governante. Va benissimo, va benissimo. Poi sul Job Act, tante chiacchiere, avevo preoccupazione che si facesse un'altra fornerata, e invece non c'è stata.
sul contratto unico, che era una cosa ambigua e così via, alla fine si è atterrato sul concreto, si è messo mano sul contratto a termine, che è un contratto che va bene ai lavoratori e alle imprese, un contratto sperimentatissimo, lo si alleggerisce un po'. Io consiglierei che, se si alleggerisce quello, come ho chiesto io stesso, bisogna però irrigidire le false partite IVA, le Coco-Pro e le associazioni in partecipazione, perché altrimenti, se si parla di togliere di mezzo la precarietà, li faremo ancora più precari i lavoratori italiani, e su questo Renzi deve rendere conto. Poi c'è stata una risposta anche alle imprese, che a noi interessa, perché le imprese sono esauste, sull'IRAP. Ecco, fermiamoci qua. Allora sì, andiamola a sentire questa parte, andiamo a sentire che cosa ha annunciato su questi due punti in particolare. Però voglio dire questo. Dopo? Sì. Stiamo parlando di una delle più grandi misure che noi possiamo immaginare, e parto da quella per i cittadini. Ci sono 10 milioni di persone che prendono 10 miliardi di euro da parte dello Stato italiano. Che vuol dire all'anno? Poi naturalmente saremo nel dettaglio con le buste paga, ma sono circa 1000 euro all'anno che vengono recuperati da parte dei singoli lavoratori. Una mamma che guadagna 1100 euro netti al mese e che arriva sempre precisa alla spesa della bolletta o alla spesa per la figlia, magari avrà l'occasione una sera al mese di potersene andare a cena con le amiche. È un'operazione che io non ho difficoltà a definire di portata storica e che parte il primo di maggio. Quindi, ahimè, il dipendente pubblico la vede in tasca il 27 maggio. Stiamo parlando di una platea di circa 10 milioni di italiani che vanno a prendere 10 miliardi di euro su base annua, che vuol dire 1000 euro su base annua, che vuol dire ragionevolmente, in media, 80 euro netti al mese per 12 mensilità. Non si toccano i titoli di Stato, quindi no bot, tranquilli. Non si toccano i titoli di Stato, ma la tassazione sulle rendite finanziarie passa dal 20 al 26, valore previsto 2,6 miliardi di euro, e si riduce l'IRAP alle aziende private del 10%. Eccola qui allora la parte anche che riguarda le aziende. Concluda velocemente Bonanni e poi sentiamo la regina. Sì, volevo dire, c'è qualche discorso sulla copertura, però non riguarda noi, riguarda lui. Se per caso non la trova, sarà un boomerang potente contro di lui. Noi vorremmo che desse attenzione anche un po' ai pensionati, perché ci sono pensionati a basso reddito che hanno bisogno di qualche sostegno, ma questa è una discussione poi, che faremo in seguito. Cerchiamo di arrivare anche al capitolo pensioni. Allora, Regina, c'erano stati... io ho parlato, ma insomma, perché così era stato definito dai protagonisti, di un derby tra sindacati, CGIL soprattutto, e Renzi nei giorni precedenti a questi annunci, anche Confindustria però aveva avuto qualcosa da ridire a proposito appunto di questi soldi da redistribuire, no? Se al lavoratore o se destinarli appunto ad incrementare i posti di lavoro, perché insomma quello dell'occupazione è un problema grande nel nostro paese. Per quello che avete sentito fino a questo momento, qual è stato adesso il vostro riscontro? Guardi, noi riteniamo che il problema del Paese sia un problema di competitività e di crescita. Una crescita che manca ormai da tantissimi anni e che rende il Paese oggi ai limiti della competitività col sistema europeo come minimo, ma anche col sistema internazionale. Avremmo voluto vedere dei provvedimenti diretti alla crescita del Paese, diretti alla crescita e alla competitività. Questi sono provvedimenti utili, il governo ha addirittura stimato che dalla manovra dell'IRPEF potrebbe venire un aumento del PIL dello 0,8%, che si aggiunge allo 0,6% previsto per quest'anno. Quindi diciamo che il governo si aspetta da questa manovra che alla fine dell'anno noi avremo una crescita dell'1,5%. Ecco, io la sfido, diciamo, fra un anno a fare la verifica di questo dato per capire quanto questo non sarà successo, perché non è economicamente sostenibile che questo avverrà. Non ci sono manovre, diciamo, incisive per far riprendere la crescita del Paese. Ripeto, il provvedimento sull'IRPEF è un provvedimento utile, no? Utile,
così come altri provvedimenti. Io sono pienamente d'accordo con Bonanni, l'intervento che si è fatto, l'unico intervento, diciamo, che è conosciuto nel suo dettaglio, perché tutti gli altri sono annunci e quindi vedremo quando saranno scritti, diciamo, su un foglio di carta. L'unico conosciuto è quello che limita una stortura introdotta dalla legge Fornero, cioè sui contratti a termine, molto utilizzati, molto utile, semplificandoli e rendendoli più agevoli da parte delle imprese. Ecco, quello è un intervento utile sul quale noi abbiamo condiviso la linea, lo abbiamo richiesto, abbiamo sempre definito la Fornero anche in maniera, si ricorderà, colorita, ma era quello che pensavamo. Anzi, la Fornero andrebbe abolita tout court e ripristinato, diciamo, le norme preesistenti per avere, come dire, un vantaggio di tipo competitivo. Tutto il resto sono piccoli interventi utili in alcuni casi pericolosi. Per esempio quello sul costo dell'energia, che apparentemente è uno sgravio alle piccole e medie imprese, però nulla dice, diciamo, esattamente dove andranno presi i soldi, perché se vanno presi sulle imprese produttive e manufatturiere, significa indebolire ancora di più il tessuto produttivo e renderlo ancora meno competitivo rispetto. Esattamente il contrario di quello che ha fatto la Germania, che invece le grandi imprese manufatturiere, per tutelarle, le ha rese neutre rispetto agli aumenti dei cosiddetti oneri parafiscali, cioè quelli che finanziano per esempio l'industria rinnovabile, proprio per avvantaggiare l'industria manufatturiera europea. Baretta, a questo punto ci arriva in soccorso lei, perché qualcuno ha detto che la conferenza stampa di ieri del Premier è stato non un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Siamo appunto agli annunci, ai titoli, però non ci sono gli atti vidimati, non ci sono i decreti, non ci sono, insomma, certificazioni. Il Premier ha detto che le coperture ci sono, ha anche indicato alcuni capitoli, però oggi su Repubblica, per esempio, abbiamo letto, leggiamo di un retroscena di Federico Fubini dove si parla di un altolà dato proprio dal Ministro dell'Economia a Renzi, che dice appunto: così non si può fare il decreto, per alzare il deficit oltre il 2,6 serve il sì dell'Europa, e serve questo passaggio fondamentale, appunto, che passa per l'Europa, che vuol dire passare per la Germania, dove ci sono dei vincoli, dove appunto Matteo Renzi si recherà lunedì 17 per illustrare queste linee. Insomma, probabilmente da quanto leggiamo e da quanto è stato raccontato, il Premier ha dovuto fare una piccola marcia indietro su alcuni punti. Detto anche questo, lei conferma che le coperture ci sono per fare tutto quello che è stato annunciato? Sì, le preciso prima questo passaggio, che è molto, molto importante. Più che l'Europa è il Parlamento italiano, perché poi, avendo pensato di utilizzare per fare delle coperture il margine che c'è tra il 2,6 sull'indebitamento e il massimo del 3, che l'Europa prevede, ci consente, questo cambia i saldi che sono scritti oggi nei testi di politica economica del governo. Per cambiare questi saldi ci vuole il permesso del Parlamento, soprattutto da quest'anno, perché vanno in vigore le nuove regole del bilancio. Quindi, più che un rinvio o un ritardo, c'è un passaggio che va fatto, e poiché il documento di economia e finanza è previsto tra 15-20 giorni, si è ritenuto di non fare due passaggi, un passaggio urgentissimo domattina in Parlamento e poi uno più strutturale tra 15 giorni. Quindi noi arriveremo in Parlamento tra 15-20 giorni consegnando il testo complessivo di quelle che sono le scelte e i cambiamenti sui saldi, e avremo quindi la vera discussione sulle coperture. Però questa discussione è già stata anticipata, nel senso che noi pensiamo di agire su quattro voci, a parte la questione delle rendite, che è direttamente come scambio sull'IRAP. La prima è esattamente il differenziale tra il 2,6 e il 3%. Lì bisogna discuterne con l'Europa, non può mettere un veto, perché il margine è il 3%, ogni 0,1 è 1,6 miliardi, quindi c'è un margine. Giustamente, io credo, il Presidente del Consiglio ieri ha detto: non pensiamo di utilizzare tutti i 0,4 di differenza, bisogna tenersi, l'anno è lungo, siamo ancora agli inizi. Una seconda voce, lo spread fortunatamente è calato in maniera robusta
negli ultimi mesi e quindi per fortuna paghiamo meno interessi sul debito di quanti avevamo previsti e si può conteggiare attorno ai 2 miliardi e mezzo circa. La terza voce è sicuramente le entrate che possiamo avere sull'IVA a fronte dei pagamenti della pubblica amministrazione. Noi abbiamo deciso di pagare e i sindaci sanno bene quanto questo è importantissimo, ma l'effetto è anche un rientro di entrate, perché quando emetti fatture poi c'hai l'IVA. E infine c'è la spending review, cioè la revisione della spesa, che ieri è stata precisata anche da Cottarelli. Allora, se noi sommiamo queste quattro voci, o in maniera prudenziale, come è opportuno fare, o in maniera anche più, diciamo, ottimistica, abbiamo una copertura non solo per l'operazione 10 miliardi, ma possiamo guardare con un minimo di attenzione anche alle scadenze in corso d'anno. Scusi, lei era anche sottosegretario al governo Letta. Posso chiederle come mai appunto improvvisamente tutto questo si può fare e sì, probabilmente con un atteggiamento più prudente, sì, non lo so, però viene spontaneo perché lei era lì ed è qui oggi. Erano già nel programma Italia, quello presentato da Marco Letta. Perché state portando avanti dei programmi, esatto. È una domanda assolutamente pertinente, infatti io in parte ho già risposto, nel senso che lo spread è venuto calando in corso d'anno. Un anno fa non avevamo questi margini. Perché un anno fa abbiamo preso, a parte la vicenda IMU che ha stressato pesantemente il bilancio pubblico, ma avevamo uno spread molto più alto. La spending review finalmente siamo in grado, dopo quattro mesi da quando Cottarelli è stato insediato, e il margine sul deficit, sull'indebitamento, su cui contiamo molto. Ricordo che l'anno scorso abbiamo fatto una manovra per stare dentro il 3. Ed è quello che ha consentito, quindi c'è un percorso evolutivo che oggi... Quindi, il governo Renzi ha preso l'onda del governo Letta, il salto di qualità, direi che c'è questa capacità, questa voglia di decidere immediatamente. E di fare. La discussione su utilizzare il margine o no del 3% è una discussione annosa che abbiamo fatto. Pensiamo anche Cattaneo, scusate. No, infatti sarebbe interessante chiedere ad Enrico Letta un commento, perché dopo essere stato cacciato dal suo partito e da Matteo Renzi ne depreda anche il tesoretto che aveva lasciato, perché lo spread, se evidentemente è calato, non è certo per i 10 giorni del governo Renzi, ma per una situazione che viene da più lontano, e quindi quello è. Spending review, Cottarelli ha lavorato nel periodo del governo Letta. Il 2,6 era un dato prudenziale invece che il 3, che voleva avere rispetto al bilancio di quest'anno qualche margine da lasciare verso fine dell'anno. In sostanza Renzi prende tutto il malloppo e lo mette a disposizione per una manovra. Capisco che le esigenze mediatiche, amministrative del momento impongono un decisionismo immediato e qualcosa di sostanza a beneficio dei cittadini. Però è chiarissimo che il grande assente, e qua faccio la parte di Forza Italia, è il taglio della spesa pubblica. Cioè qua stiamo continuando ancora a erodere, a fare un gioco di melina. Io mi sarei aspettato da un sindaco, da chi come sindaci noi siamo abituati ormai da un po' di tempo a tagliare brutalmente alcune spese dei nostri bilanci, che parlasse anche di questo, e questo non c'è stato. Beh, la spending review, ma non è nemmeno fatta, non è nemmeno iniziata sotto il suo... al di là delle macchine perché vendute su eBay, se mi spiega come fa, io domani vendo anche un po' di fotocopiatrici, di macchine, anch'io se me lo lascia fare. Io mi auguro che tutti quelli fare. Che hanno chiesto in questi mesi e la spending review, adesso quando leggeranno il piano di Cottarelli, siano disposti ad aiutarci a farla. Sì, no, già ieri si sono levate alcune voci anche, aggiungo anche per correttezza rispetto all'osservazione che facevi. Non c'è dubbio che il Presidente del Consiglio Renzi ha preso un'ondata positiva, ma ha saputo decidere e ha realizzato decisioni che, sulle quali si volteggiava un po'. Anche adesso abbiamo sentito anche le opinioni diverse, ma anche decidere di fare un'operazione
in questo caso sul costo l'avesse fatta sull'IRA, ma una netta e mettere in moto quindi un processo, questo è un valore aggiunto che non può essere negato. Ma guarda che noi per esempio come Forza Italia sul tema della Fornero e sul tema di aggiungere dei denari in busta paga non vi è piaciuto perché è venuto fuori un d'accordo. Renzi troppo di sinistra che probabilmente nessuno si aspettava e tutti pensavano... Sto solo dicendo che la fatica che abbiamo fatto in questi mesi di austerity, di sacrifici eccetera, è bene che gli italiani sappiano che l'abbiamo messa tutta sul tavolo ieri alle 5 del pomeriggio, cioè tutta la fatica fatta in 12 mesi l'abbiamo messa per queste manovre, giusto o non giusto? Io dico che è quanto mai opportuno che continuiamo in una contrazione della spesa pubblica, perché parliamo sempre di 850 miliardi di euro e quindi lì c'è sicuramente ampio margine. È dolorosissimo, però almeno abbiamo un dolore mirato e utile e non un'asfissia lenta e continua. E poi mi permetto una nozione di metodo, ma voi vi immaginate se la conferenza stampa di ieri avesse fatta Silvio Berlusconi? Cioè, i giornali di sinistra che oggi in qualche modo esaltano questo New Deal di comunicazione, nel passato di fronte a modalità di comunicazione anche più prudenti erano state di carattere davvero impietoso. Così, posso chiederlo a Confindustria per la sua parte, se lo avesse fatto Berlusconi. Ci fa piacere che il PD sia berlusconizzato. Noi siamo attenti ai contenuti e al metodo. Ecco perché alcuni oggi titolano che Confindustria non si è espressa. Non si è espressa perché ancora non c'è niente da esprimersi, perché diciamo quello che è stato annunciato ieri è in gran parte era conosciuto, peraltro già annunciato ai giornali, che è un metodo, come dire, simpatico, nuovo, invece di annunciarlo alle forze sociali, alle forze economiche del paese, lo si annuncia ai giornali, va benissimo, voglio dire, uno accetta tutti i metodi, l'importante è fare delle cose per l'Italia che siano utili, quindi qui non ci sono gelosie, come dire, o primogeniture di informazioni, quindi è importante che si facciano cose per il paese. Quando avremo i provvedimenti delineati nel loro insieme? Io mi permetto di dire rispetto a questo, guardi, qualche preoccupazione c'è anche sul tema dell'IRAP, no? Perché è stato annunciato un taglio del 10% dell'IRAP, l'IRAP credo che siano 40 miliardi, si parla di due sequi, quindi non è il 10%, a meno che non si parli di qualcosa di specifico, quindi parliamo di un 7%. Ammesso che sia coperto interamente dalle rendite finanziarie, bisogna capire di che cosa parliamo, perché è bene che i cittadini sappiano. Quando si parla, diciamo, di imposte sulle rendite finanziarie, si parla quasi sempre di imposte che oggi pagano i cassettisti, i risparmiatori, i piccoli risparmiatori, non i grandi risparmiatori, non i gestori dei grandi fondi, perché loro vengono gestiti all'interno, diciamo, di meccanismi societari dove questo tipo di imposta viene ripartita come reddito o della stessa società o reddito d'impresa. Quindi parliamo del signore che ha 1000 azioni Fiat e che le rivende dopo 2 anni con un margine di 1000 euro, su cui invece di pagare 200 euro di tasse ne pagherà 260. Di queste persone parliamo, non parliamo dei grandi patrimoni, perché sennò facciamo, come dire, una cattiva informazione. Che da questo ammontare vengono fuori 2 miliardi e 6 per coprire, ripeto, non il 10%, perché il 10% di IRAP sarebbe 4 miliardi, quindi parliamo di qualcosa di meno, come dire, negli elementi e nei numeri vanno capite le declinazioni, perché altrimenti si fa solo propaganda. Quindi ecco perché non abbiamo commentato in maniera esplicita. Vedremo i testi, ragioneremo all'interno. Allora, vediamo intanto e ascoltiamo soprattutto un altro piccolo estratto di quella conferenza stampa di ieri. La copertura di questi 10 miliardi è totalmente fatta dal governo sulla base del risparmio di spesa, sulla base dei numeri che adesso vado a indicarvi a grandi linee, ma che vi danno il senso della ampiezza di questa copertura di diciamo, macroeconomici generali, ma senza l'aumento di tassazione. Questo è il punto fondamentale. Partiamo dalla spending. La spending review è uno strumento che, la revisione della spesa, secondo i dati che Cottarelli ci ha consegnato, arriva a valere nel 2016 35 miliardi di euro, nel 2015 19, nel 2014 7 miliardi, oggi lui molto prudenzialmente, giustamente, ha parlato al Senato di 3 miliardi di euro.
Allora, queste le prime indicazioni, però come si è già detto anche in studio, poi appunto Bonanni, bisognerà vedere quando si andrà ad incidere sul piano Cottarelli, se tutti lasceranno appunto che il bisturi sì, arrivi fino in fondo, perché già ieri non solo le auto blu, ma meno sede Rai, i tagli di Cottarelli per trovare questi 35 miliardi, probabilmente insomma... I sindacati poi che cosa faranno lì? Vedranno voce per voce, momento per momento, oppure accetteranno insomma, che si metta mano in alcune sacche di spesa che questo paese non si può più permettere? No, cosa farà la politica? Perché fare la spending review senza un riordino, un riassetto delle istituzioni e delle amministrazioni è pura follia. Perché i tagli a quel punto andrebbero ancora più a aggravare il disordine che c'è. Ecco, questo è un altro equivoco grande. Allora, il titolo quinto è quindi il riordino delle amministrazioni e delle istituzioni per chi ha bisogno di tagliare ben 32 miliardi in 3 anni, ha bisogno appunto di un'indicazione forte in questo senso, altrimenti noi sfasciamo davvero tutto. Noi del sindacato, almeno la CISL, sono 5 anni che fa la battaglia per tagliare spese inutili, di inefficienza e soprattutto di ruberie nelle amministrazioni, perché ci sono ruberie a tutto spiano e la cronaca giornaliera lo dimostra. Ecco perché è importante che il governo dica questo prima di mettere mano altrimenti sarà un brutto scherzo. Avrà difficoltà in Parlamento a far passare perché i Valvassini premono sui i feudatari a che non si tocchi nulla e la vicenda della provincia, al di là di quello che dice Renzi, sta ancora lì a dimostrare che non si deve toccare niente per la politica. In quanto ai soldi, noi davvero ne vedremo delle belle. Voglio ritornare su quello che diceva Baretta, il mio ex collega. Lui dice no, ce le daranno e così via. Voglio ricordare a tutti che noi siamo dentro un gioco di fiscal compact, dovremmo tirar fuori 50 miliardi teoricamente. In Europa nessuno si sogna di farci pagare 50 miliardi perché ci ritengono insolventi. Ecco perché non ci hanno dato fino adesso l'autorizzazione ad andare al 2,6 a 3%, nonostante i 2 miliardi e mezzo di minori interessi che pagheremo. Quindi io la vedo un po' complicata questa storia, perché o paghiamo questi 50 miliardi, o invece facciamo ancora credere all'Europa che noi non siamo in grado, siamo insolventi rispetto a questo, e loro si salvaguarderanno rispetto appunto al fatto di non concederci il 3. Tenga conto che ai francesi, ai spagnoli, che sono ritenuti più solventi, gli hanno dato le autorizzazioni. A quel punto metteremo Renzi alla televendita, per esempio, dei beni di Stato. Io sono convinto che la sua efficacia appunto da commerciante riuscirà a collocare beni che finora non si sono collocati. Sentiamo su questo punto del giudizio dell'Europa. Il fiscal compact va in vigore dal prossimo anno e non a caso ieri il ministro Padoan, il ministro dell'economia, ha detto che l'operazione di quest'anno con l'utilizzo del margine è un'operazione transitoria, cioè che facciamo quest'anno. Non è un'operazione che pensiamo strutturale, noi dentro il 3% ci vogliamo restare. Non c'è dubbio che se noi riusciamo a mettere in moto una buona ripresa economica, differiscono ovviamente le opinioni sull'efficacia, è chiaro che questo aiuta un ulteriore respiro e a fine anno sappiamo che dobbiamo affrontare il problema del debito del fiscal compact, ma non è la stessa cosa affrontarlo in una condizione di economia che va verso un'uscita dall'angolo o di affrontarlo in piena recessione. Intanto Baretta, però posso dirle che è arrivata una prima doccia fredda, perché c'è una dichiarazione della BCE che dice: finora l'Italia non ha fatto tangibili progressi rispetto alla raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea di far scendere il deficit rimasto al 3% nel 2013 contro il 2,6 raccomandato dall'Europa. Lo scrive appunto la BCE chiedendo che Roma faccia i passi necessari per rientrare nel deficit e assicuri che il debito sia messo in traiettoria discendente. Questo è il punto. Tirata di orecchie puntuale. Mi sembra un modo per mettere avanti le mani, sapendo che noi abbiamo deciso che
quello che conta adesso è far partire lo sviluppo e l'economia all'interno delle regole. Secondo ma me dal derby partire. Passiamo al braccio di ferro, però lo vedremo nelle prossime sì, ore. Punto, ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo. Se noi sì. ci discostiamo a quel punto, non capiamo bene cosa sta succedendo. Allora, velocemente, commentiamo velocemente per tutti, a cominciare da Cattaneo, questa doccia fredda appunto che è arrivata dalla BCE, poi però passiamo al lavoro, scuola, casa, moltissime cose sono state dette, noi abbiamo anche una storia a proposito del lavoro da sottoporvi, però appunto mentre parlavamo è arrivato niente di nuovo sul fronte occidentale o meglio europeo, nel senso che siamo come sempre ai moniti che arrivano dall'Europa che ci invita a fare cosa? A tagliare la spesa pubblica. Allora, io dico questo, l'ho detto prima che arrivasse la notizia, evidentemente lo credo fortemente. Bisogna tagliare la spesa pubblica in questo paese e il grande assente del discorso di ieri è questo. Tra l'altro devo dire che anche i sindacati oggi sono molto più maturi, sono su posizioni da ormai da tempo di condivisione, quindi si potrebbe anche intraprendere insieme questa strada. Ricordiamo quando la Thatcher lo fece in Inghilterra, furono scioperi per qualche anno, non per qualche giorno. Noi siamo abituati come a Genova che dopo 3 giorni caliamo le braghe, ripianiamo con soldi pubblici e si va avanti. Comunque questo tema è vero, assolutamente l'Italia deve tagliare questa spesa pubblica di 850 milioni di euro, almeno degli elementi di orientamento ieri me li aspettavo, cioè dire se andrà a agire sulla sanità, dire se andrà a agire sulla vendita del patrimonio pubblico, insomma un tom per dare un'indicazione me lo aspettavo e invece non c'è stata. Secondo tema, che però torna a ormai 80 giorni dalle elezioni europee, che Europa vogliamo, come vogliamo stare in Europa, cioè questi diktat li prendiamo sempre per buoni calati dall'alto, crediamo che fare un po' di debito sia comunque oggi un elemento che può aiutare una ripresa, però attenzione, il debito facciamolo per fare investimenti pubblici, non per alimentare della spesa corrente improduttiva, cioè è questo che da liberale, da Forza Italia dico con forza. Allora rimangono, come è normale che sia, molti capitoli aperti e soprattutto diversi punti interrogativi. Ieri si è parlato anche di lavoro, del Job Act, naturalmente del salario minimo, insomma sono state dette anche qui moltissime cose, poi le ascolteremo. Noi però, siccome cerchiamo sempre di restare agganciati con la realtà, se no parliamo sempre appunto per capitoli e situazioni che pensiamo non riguardino poi le persone normali, oggi vi raccontiamo la storia, che è la storia di 24.000 addetti alle pulizie che si trovano a vivere una situazione davvero, davvero difficile, così poi la commentiamo insieme e questo ci porta a parlare del lavoro. Vediamo il servizio. Fa parte dei 24.000 collaboratori scolastici addetti alle pulizie ed ausiliari. Qual è la vostra situazione al momento? Sei che siamo qui, dal 96, dal 1996, ci avevano promesso di stabilizzarci e ancora oggi stiamo con un contratto di 1,40 ore al giorno, è una cosa vergognosa. Tutte madri di famiglia oltre cinquantenni. Facendo i conti forse non arriveremo neanche a 200 euro, credo che neanche per mettere la benzina, credo. Abbiamo 1 ora di lavoro al giorno che pensiamo che sia anche impossibile lavarla perché non sappiamo neanche come usarla, la scopa in questo momento. Non si sa alla fine che stiamo facendo, insomma. Cosa sta succedendo nel vostro settore? Sta succedendo che il Ministero ha indetto una gara Consip, una gara con le imprese per cui noi lavoriamo, al massimo ribasso e di conseguenza anche i nostri contratti sono al massimo ribasso. Quindi adesso ci troviamo a dover lavorare 1 ora, 2 ore, 3 ore al giorno, mentre prima lavoravamo 7 ore al giorno. Avevamo un contratto di 36 ore settimanali, adesso ce ne troviamo uno di 7, 8, 9, 10 ore settimanali. Che vuol dire praticamente portare a casa più o meno
più o meno una miseria da 100 euro fino a un massimo di 250-300 euro. Lei ha anche suo marito che lavora come lei. Quanti anni è che lavorate? Quanti anni sono che lavorate? Mio marito sono 20 anni adesso che lavora dentro la scuola. Io sono 13 anni. Portavamo a casa non degli stipendi grandissimi, insomma, però ci hanno consentito di vivere comunque molto modestamente, ma comunque di vivere dignitosamente, cosa che adesso non sarà più possibile. Calcolando che a me mi hanno messo a tre ore, a lui a 1 ora e 40, e questo ci porta a un massimo di 400 euro, ma proprio un massimo. Ho una figlia di 22 anni, Francesca, che studia all'università. E sarà difficile? Sarà difficile continuare a pagare le tasse universitarie. Abbiamo un mutuo, abbiamo fatto questo passo una decina d'anni fa di comprare la casa dove abbiamo vissuto da sempre, dobbiamo pagarlo, quindi il rischio anche di perdere la casa. Abbiamo paura di quello che ci sta accadendo. Il massimo dell'ottimismo, ci aspettiamo che ci venga ridato quello che avevamo, non vogliamo niente di più. Un futuro che ci dà un sacco di tristezza, perché la pensione non credo che ce la daranno mai, siamo tutte persone disperate, tutte 24.000. Non mi sentirei di escludere nessuno, perché anche se qualcuna in questo momento ha il marito che lavora, è molto spesso in crisi anche lui, l'azienda dove lavora, l'ufficio dove lavora, quindi è un dramma sociale comune di tutta Italia. Il servizio di Anna Grazia Martino. Baretta, un dramma sociale, sono parole forti, siamo 24.000 disperati e forse anche di più, insomma, abbiamo raccontato una storia, no? Una fetta grande, importante. Cosa sì, si può dire oggi a queste persone alle quali probabilmente non basta neanche quella conferenza stampa di ieri? Intanto c'è una questione di fondo che bisogna affrontare di petto, che è questa del massimo ribasso come regola generale degli appalti, che sta creando non solo questi problemi, ma li crea anche a chi deve poi governare le amministrazioni, perché diventa un inseguimento che non ha senso, che non è nemmeno economico, perché poi gli effetti di situazioni come queste è che bisogna necessariamente intervenire sul piano economico. Quindi questa è una prima questione. Una seconda questione più specifica: questo settore è tormentato da tempo, in questi ultimi mesi siamo riusciti a tamponarlo con interventi pubblici per 3 mesi, fino a marzo, oggi siamo di nuovo in una situazione di emergenza. Quello che so è che è in atto un confronto tra il Ministero dell'Istruzione, che ha la competenza specifica, ovviamente il Ministero del Tesoro, e credo che la Presidenza del Consiglio se ne sta già occupando, perché bisogna rifinanziare da un lato, ma dall'altro è evidente che a questo punto c'è un problema di riorganizzazione del settore. 24.000 sono le pulizie delle scuole, sì. Non dimentichiamolo, in questo momento in cui il governo ha lanciato la scuola come un asse di riferimento, è un tema che va assolutamente affrontato. Quello che posso dire è che c'è e va assunto anche pubblicamente un impegno ad affrontare la questione. Poi è legata anche al sistema degli appalti Consip, perché in qualche modo qui bisogna evitare che la spending review sia solo il taglio sul sociale, che è l'altro aspetto che avremo da affrontare nei prossimi tempi. Allora, chiedo naturalmente alla regia di seguirmi, mentre chiedo anche l'opinione naturalmente su questo a Bonanni, di preparare il contributo proprio sulla scuola, sull'edilizia scolastica di cui ha parlato ieri Renzi, così poi ascoltiamo anche questa piccola parte. Risposte che queste persone non possono più aspettare. No? La questione cruciale è il ribasso. È il ribasso che a un certo punto non permette neanche al sindacato con le imprese di stabilire quante persone si prendono a quel punto a un orario decente da produrre uno stipendio decente. Questo è il punto. Ecco perché il massimo ribasso, tra l'altro, è una situazione bruttissima non solo in questo settore, in tutti i settori. No, in molti perché? Settori. Perché vanno solo imprese spregiudicate a quel punto, talvolta certo. Perfino criminali, perfino ma che sfruttano mafiosi poi i lavoratori. Che più che prendere l'appalto vogliono avere la possibilità
del cash flow che hanno nell'attività criminale di riciclare nell'appalto stesso. È una questione che su cui ci battiamo da anni, non capisco le autorità perché non vogliono intervenire. Questa vicenda è incresciosissima, riguarda anche la scuola. Noi pensiamo che al più presto si debba raggiungere un accordo davvero. Costoro sono ex LSU, vengono già dalle macerie di realtà industriali già distrutte. Cioè è davvero di un cinismo incredibile lasciarli sono così. Sono i famosi ricollocati. Esattamente, sono quindi è un cinismo grandissimo. Allora, però, oggi alle 12 come ANCI abbiamo una delegazione, andiamo dal Ministro dell'Istruzione proprio su questo tema, perché poi si reverberano sulle amministrazioni locali, cioè tipicamente la famiglia va dal sindaco, anche se non c'entra magari niente, siamo abituati. Però se sono, come penso all'ascolto, insomma hanno sentito anche dalle parole di questi rappresentanti che la vostra tematica è sotto la lente di ingrandimento. Sì, io dico anche questo, quando si parla di questi numeri così grandi abbiamo anche il dovere comunque di fare un'approfondita riflessione su cosa succede dentro, quando ci sono queste macro situazioni. Questo è un caso abbastanza specifico, però tempo fa avevamo vissuto il tema dei cosiddetti bidelli, noi siamo un paese che ha più bidelli che forze dell'ordine, dobbiamo magari... Ci sono molte scuole dove i bidelli non ci sono, ci sono molte scuole dove i bidelli ci sta tutto, dobbiamo solo capire se questo welfare state è sostenibile. Andiamo a sentirla però, questa parte che riguarda l'edilizia scolastica a cui il Premier tiene molto, illustrata ieri. Abbiamo portato fino a 3 miliardi e mezzo di euro il plafond entro cui, su cui attingere per i comuni, le province, per chi vuole investire sulle scuole. Le procedure saranno semplificate dal 1 aprile, giuro che non è un pesce, l'unità di missione sulle scuole sarà attiva presso Palazzo Chigi. Noi abbiamo oggi approvato l'unità di missione che lavorerà di concerto con il MIUR, sono 3 miliardi e mezzo di euro, li vogliamo spendere subito, è anche questo un passaggio che abbiamo, l'elemento di novità vera è che i soldi per le scuole, lo dico ai colleghi sindaci, ahimè ex, abbiamo trovato il modo per farli uscire dal patto, non uscire, per non avere problemi di patto di stabilità sulle scuole. Lo dice ai miei amici sindaci, quindi Cattaneo. Almeno in questo uno spiraglio di speranza lo avverte oppure no? Va bene, non è chiaro il meccanismo di come avverrà questo nel concreto questa immissione dei 3 miliardi e mezzo nel sistema. Cioè, banalmente l'appalto lo faremo noi comuni, come dobbiamo farlo noi, perché essendo che sono di nostra proprietà dovremmo fare noi l'appalto, ma se facciamo noi l'appalto come fa a non essere conteggiato nel patto di stabilità? Allora, da un lato a me piace un decisionismo, per fortuna, e anche bisogna arrivare lì. Teniamo conto che noi stessi, quando abbiamo governato come centrodestra, ci abbiamo provato. Poi il pantano avviene in mezzo, perché ci sono mille regole, mille TAR, mille comitati, mille persone che si alzano e fanno il ricorsone. Noi sugli obiettivi, laddove servono al Paese, anche come Forza Italia, ci siamo e ci saremo. Mettere mano alle scuole è una cosa positiva, è un buon inizio, ovviamente... È il metodo? Lei è il dice metodo, è il metodo. È un po' come quando si parla dell'abolizione del Senato, no? Che sono a parole in molti d'accordo, entra nel metodo, naturalmente le differenziazioni vedremo. Si parla di Senato delle Autonomie, porterà. Però mi sfugge cosa andiamo a fare noi sindaci in quel Senato là. Va bene, insomma, sul fatto che ci siano degli obiettivi in questo paese da raggiungere e ci debba anche essere un'unione su queste grandi tematiche, noi con grande senso di responsabilità diciamo di sì, che ci siamo. Però attenzione al pantano che è dietro l'angolo e già qualche avvisaglia l'abbiamo. Allora ci fermiamo, io devo salutare Raffaele Bonanni e Baretta che ci lasciano, grazie naturalmente per essere stati con noi, così Cattaneo magari guadagna una poltroncina e mi piaceva questa se vuole restare resta accanto a me conduttore. E rimaniamo con Regina e Cattaneo, ci vediamo dopo la pubblicità. Buongiorno, questa mattina, circa 3 ore fa, questa era la situazione sull'Italia, quasi totale scarsità, assenza di nuvole,
Abbiamo fatto proprio un conto questa mattina su 150 stazioni meteorologiche, oltre 120 davano sereno totale, cosa che non è frequentissima. Però si vedeva bene sul Nord Africa, quindi in prossimità delle isole maggiori, questa zona di nuvolosità. Abbiamo imparato a riconoscere che le zone in violace o addirittura verso l'azzurro sono quelle più fredde, quindi più sviluppate verticalmente e più intense. All'interno delle zone più intense ci sono queste piccole macchie che indicano proprio le nuvole temporalesche. Guardate tre ore dopo che cosa succede. Questa zona si estende, non solo, vedete, anche verso ovest, comincia a prendere la Sardegna, la Sicilia, il numero di queste nuvole temporalesche al suo interno aumenta, quindi si sta proprio gonfiando in maniera piuttosto veloce. La previsione delle piogge nelle 24 ore di oggi complessivamente è questa. Vedete che appena arrivano a sfiorare la Sicilia, è chiaro che poi nel pomeriggio insomma qualcosa ci potrebbe arrivare facilmente, la zona più intensa, il giallo della quantità significativa, anche forte, anche abbondante, quindi temporali, riguarda Tunisia e Algeria, almeno la parte orientale. Domani, giornata di domani, sempre nelle 24 ore, le piogge sono queste, il nucleo rimane sul Nord Africa, la Sicilia sicuramente ne è interessata, la Sardegna sembrerebbe di no, ma non ci giurerei, almeno sulla parte centro-meridionale, insomma calcolate che qualcosa ci arriva sicuramente. E poi sabato si comincia a sgonfiare questa specie di zona di maltempo africano, restano delle piogge sicuramente in quelle zone e ormai Sardegna e Sicilia ne sono praticamente fuori, compaiono delle piogge sulle zone alpine. Potrebbero essere un cambiamento del tempo, in realtà non lo sono, perché vi faccio vedere anche la giornata di domenica in cui scompare praticamente tutta quella parte di maltempo africano, restano queste zone di pioggia, in qualche caso anche consistenti, ma al di là dell'arco alpino, quindi direi che le zone alpine, i crinali, ne possono essere interessate, le altre zone hanno una situazione di tempo decisamente più stabile, la pressione è salita via via, quindi siamo in una situazione in cui la normalità è il tempo stabile, quindi attenzione anche a qualche foschia densa o nebbia al mattino in pianura. Vediamo le temperature, in questa situazione non possono al momento diminuire, quindi nei prossimi tre giorni la tendenza generale è all'aumento, non fortissimo, ma sicuramente l'aumento, mentre nei giorni successivi, che vuol dire venerdì, sabato e domenica, c'è un, diciamo, non è che entri dell'aria fredda, c'è una diminuzione delle temperature che dopo essere salite un po' si riassestano. Questi sono tutti valori relativi, non è che dice che fa freddo, dice che prima salgono e poi scendono, però questa discesa ci mantiene sempre al di sopra della norma per questo periodo. Non vedo più la tripletta. Non c'è la tripletta? Non c'è più da tempo la tripletta. Sempre pronta, in agguato. Grazie a Paolo Sottocorona. Allora, torniamo ai nostri temi. Mentre il ministro Del Rio rassicura e dice faccio un appello, molto spesso i fondi pensione dei sindacati o delle associazioni di commercio vengono investiti in titoli di Stato tedeschi o in altri titoli di Stato. Fidatevi dell'Italia e venite a portare i vostri investimenti, gli investimenti dei vostri lavoratori dentro le casse italiane. Abbiamo visto, abbiamo fatto un velocissimo percorso di quello che ha detto il Premier ieri per capitoli, naturalmente è impossibile perché la conferenza stampa è durata tantissimo e gli argomenti sono naturalmente biblici per essere approfonditi in così poco tempo, però adesso andiamo a sentire che cosa ha detto a proposito del lavoro. Decreto legge e disegno di legge. Il disegno di legge è il disegno di legge delega per riorganizzare l'intero sistema del lavoro. È un disegno di legge delega, sarà il Parlamento a valutare. Ci sta dentro l'assegno universale di disoccupazione, il salario minimo, la revisione degli ammortizzatori sociali, la tutela delle donne in maternità. Ecco perché dicevo prima occhio, perché c'era bisogno poi di coprirlo, almeno parzialmente. Chi ha un sussidio dallo Stato è comunque chiamato a dare una mano alla comunità in forme che vedremo, tutto questo sta nel disegno di legge, quindi le forze politiche valuteranno, discuteranno, approfondiranno, l'importante è fare veloce. C'è una immediata misura che noi abbiamo proposto e approvato con decreto legge, che è la semplificazione rispetto a due strumenti della Fornero, che vengono sostanzialmente, non dico smontati, ma molto semplificati, subito
segnale importantissimo. Il contratto a termine può valere al massimo per 3 anni ed è applicabile senza causale, con il limite del massimo 20% sul totale dei lavoratori. E poi Poletti ve lo annuncia nel dettaglio, il tema dell'apprendistato. Regina, temi importanti, di mail ne sono arrivate tante tante, adesso intanto 2 le sottopongo anche a lei. Sono un vostro caro spettatore, volevo chiedervi, ma i contratti a progetto, quindi, che fine faranno con queste riforme? Inoltre, ma non pensate che ora i contratti si fermeranno quasi sempre dopo 3 anni? Questo è Alex. E poi certo. Ancora una mail che di Vladimiro Forin. Visto e per quanto si può capire da casa e non dai palazzi, mi sembra che le parole si sprechino, soldi in busta paga, non si è capito nulla. Ma io dico, se non parte il lavoro, cioè le aziende devono assumere e non licenziare, come sta avvenendo ora, quelle poche lire, magari non euro, non serviranno, manca il lavoro. Esattamente quello che dicevo all'inizio di questa trasmissione, cioè il vero dramma del paese, anche evidenziato da casi specifici così drammatici come quello che abbiamo visto prima, è la mancanza di lavoro. Noi abbiamo raddoppiato il tasso di disoccupazione negli ultimi 5 anni, ci sono 3,5 milioni di persone in povertà, ma diciamo avendole aumentate di oltre il 140%, noi dobbiamo sviluppare politiche che incoraggino le imprese ad assumere, imprese che hanno perso in questo quinquennio il 25% della produzione industriale, contro il 4% della Germania, contro l'8% della Francia, peggio di noi ha fatto solamente la Grecia, che non è un paese manufatturiero in quanto tale. Quindi era questa, ed è questa rimane la priorità. Come agire su questa priorità? Rendendo competitive le imprese che possono investire, possono crescere e possono trovare mercati internazionali sulle quali esportare delle merci. Ecco perché la priorità l'abbiamo messa sull'IRAP. Non come un caso, ce ne potevano essere. Non perché non vogliate gli 85 euro in tasca in più al lavoratore, va benissimo come ma perché quello lavora e invece faccia il disoccupato. Ma non solo sull'IRAP in quanto tale, ma sulla componente lavoro dell'IRAP, perché oggi è bene che i telespettatori capiscano che anche se un'azienda va in nero, scusi, in rosso, cioè perché perde soldi, deve pagare deve pagare le tasse. Cioè è una tassa quella che frena l'occupazione, perché più uno assume più paga fisco, che è un assurdo. E siccome il lavoro è la priorità, andava tolto la componente lavoro, diciamo, dalla quota deducibili che ci sono all'interno di quella tassa. Ecco perché l'abbiamo diretta lì. Ma ecco perché diciamo anche che a fianco a queste manovre vanno fatte manovre di sviluppo, come scegliendo le nuove aree di sviluppo vere e proprie, non so, l'efficienza energetica, scegliendo i servizi pubblici locali, scegliendo aree dove il Paese può far emergere le proprie produzioni, il proprio know-how e possa far ripartire l'occupazione. Vorrei chiedere al giovane sindaco, scrive Ivo, che fa una critica fine a se stessa andando a cercare ogni minima cosa in maniera strumentale, se ricorda gli annunci smentiti, poi il giorno dopo le proposte mai mantenute, i tempi lunghissimi di attuazione di ogni tipo di manovre, salvo quelle di interesse personale, dei governi di quella parte politica che lui ha sostenuto e che ancora sostiene. Se li ricorda, vorrei sapere quante volte lui o tutti i suoi compagni di partito si sono permessi di fare le stesse critiche ancora, se quello che ha fatto Renzi fino ad ora lo avrebbe fatto anche Letta con gli stessi tempi. Ivo e Leodori, insomma, lo potevate fare voi? Ma quando eravate al governo, invece di dire e smentire, questa è l'estrema sintesi. Beh, molte delle cose che oggi si tentano di fare, Forza Italia aveva provato a farle. Un tema su tutto, la riforma del bicameralismo perfetto, del taglio dei parlamentari, di una riforma in un senso di snellire le istituzioni. Nel 2006 arrivammo alla fine dell'iter, ovvero un referendum, e poi quel referendum fu affossato dal centro-sinistra. Però al di là di tutto, questa mail mi sembra che trabocchi di un pregiudizio ancora intriso di ideologia. Al netto di tutto, credo che si possa dire tanto, ma non che Forza Italia non stia avendo un approccio responsabile su ogni pezzo di proposta che viene avanti. Anzi, veniamo tacciati da alcuni di strizzare troppo l'occhiolino a Matteo Renzi, quindi capisco che ci sarà qualcuno che fa il tifo in maniera veemente da ultra,
Però siccome diciamo che alcune delle idee sono giuste, alcuni metodi sono per noi sostenibili, ho detto prima della Fornero che siamo d'accordo sulla revisione, ho detto che va bene mettere un circuito dei denari per gli investimenti, però potrò anche dire là dove non sono d'accordo e che mi aspettavo da un 39enne sindaco magari più coraggio sul taglio della spesa pubblica. Queste cose secondo me con credibilità le diciamo sia quando in qualche modo vanno nella direzione giusta sia quando non lo vanno. E oggi i cittadini non vogliono più una contrapposizione a prioristica, ma vogliono posizioni chiare su ogni singolo provvedimento e capire cosa la politica vuole fare per loro. Ed è questo che cerco Manuela di fare. Ha scritto Fiscal Compact, no grazie, il voto in Europa per l'abolizione di questo cappio al collo per gli italiani presenti e futuri, che è un altro tema. Questo lo dicevo prima, perché il tema poi adesso arriva subito dopo poche ore la grida manzoniana dell'Europa che ci dice stop. Attenzione, perché ha 2 mesi e mezzo dalle elezioni europee, questo diventerà un tema che qualcuno strumentalizzerà, il populismo avrà buone argomentazioni per sottendere una contrapposizione feroce con l'Europa. Siamo in un quadro veramente delicato, dove il 25 maggio, e si vota per l'Europa oltre che per 5.000 comuni, l'aria che si avverte in giro per l'Europa e anche in Italia è quella che i partiti anti-europeisti, ma senza un'idea costruttiva, possono davvero essere premiati. E quindi anche oggi chi ha responsabilità di governo deve stare attento a far passare il messaggio che è colpa dell'Europa. Noi dobbiamo prenderci le nostre responsabilità in Italia prima di tutto, fare le cose che bisogna fare, tagliare la spesa pubblica, ci ritorno perché è il tema dei temi, e poi a testa alta andare a dire che Europa vogliamo da italiani, vedi, non subalterni ma protagonisti. Rispetto all'Europa, quando si sta in una comunità, qualunque essa sia, la nostra è una comunità di stati, si hanno diritti e doveri, non si sono, naturalmente i diritti sono importanti e li dobbiamo pretendere, ma abbiamo anche dei doveri. Questa comunità, almeno da 20 anni, non riconosce che a questi doveri noi abbiamo adempiuto e quindi è diffidente. Noi dobbiamo dimostrare di essere seri, di fare le cose che altri stati hanno fatto, che sono azioni dolorose di riforma della pubblica amministrazione, di incidere sui nostri assetti istituzionali, e vedrà che se noi siamo seri l'Europa ci darà altrettanta fiducia e credibilità. Allora, intanto ci sono anche alcune sigle sindacali che rappresentano i pensionati che si lamentano, che dicono nessuna svolta per noi e noi non staremo zitti. Però io vedo anche Mirta Merlino già collegata, e sono temi indubbiamente importantissimi, ne abbiamo trattati, anche oggi abbiamo raccontato una storia di persone che soffrono. Però Mirta, a te voglio leggere una mail con il sorriso e ricordandoci che noi siamo sempre persone privilegiate, soprattutto poi quando raccontiamo e vediamo e tocchiamo con mano certe storie, che scrive, ascolta Mirta, Renzo, lo chiama Renzo, è già qui in partenza, ha ragione quando dice che con 100 euro la mamma può andare fuori a cena con le amiche. Se andasse col marito dovrebbe pagare la babysitter e a quel punto 100 euro non basterebbero. Quindi diciamo che o esce lui o esce lei. Anche a te capita così, no? È la grande concretezza. Beh, io ormai non esco più per il semplice motivo che non ce la faccio fisicamente, però va bene, tutto a posto. Senti, allora, noi naturalmente anche noi raccontiamo il day after, come tu ben sai, di Matteo Renzi e non Renzo, non si butta niente, quindi faremo rivedere i pezzi salienti, proveremo a passare ai raggi X, quello che lui ha raccontato ieri, dove stanno le coperture, dove stanno i problemi, dove stanno i rischi, e poi faremo anche un aggiornamento sul tuo stile di comunicazione, perché è inutile negarlo, la cosa che ha colpito tanto ieri è stata questo show con le slide, una roba che secondo quelli più snob era un po' da teleimbonitore, no? Da postal market o da Esselunga, secondo altri invece è l'irritualità che arriva a Palazzo Chigi e cambia completamente il nostro modo anche di vedere la politica, compresa l'asta delle auto blu con quella di La Russa in pole position per essere venduta. Ma dice che non funziona, La Russa dice che si ferma per strada, esatto. Va bene, vi aspetto, abbiamo con noi Michele Emiliano, Clemente Mastella, Gianfranco Polillo, Davide Giacalone, Paola De Micheli, Renata Polverini, Tommaso Cerno e Mattia Mor. Quindi tanti ospiti e tante cose da discutere, dato che ieri è stato il giorno di Matteo Renzi. Allora, non andate via, grazie ai nostri ospiti, grazie, scendete con noi al piano di sotto, c'è Mirta Merlino e l'aria che tira. Arrivederci, noi ci vediamo domani.